Qui a Mia noi presentiamo anche il lavoro di Michal Macu, un artista della Repubblica Ceca, un artista che da sempre lavora sul concetto della tridimensionalità della fotografia. Il tutto parte dai primissimi anni 90, dove lui è stato il primo al mondo a realizzare una tecnica quale questa, dove in pratica in fase di stampa volontariamente solleva e strappa la gelatina d'argento, creando un effetto tridimensionale. Tale tecnica è stata poi anche storicizzata nel volume della Taschen come la tecnica del gelage. Da qui poi Michal Macu ha lavorato per circa 16 anni cercando di arrivare a quello che era il suo obiettivo finale, ossia la scultura fotografica. Parliamo di un lavoro tutto in analogico, no digitale, no laser, no oleogramma, ed è arrivato appunto ai glass gelage, che sono appunto questi blocchi di vetro speciale, temperato. Ogni blocco è composto da tante lastre e la cosa fondamentale è che su ogni lastra inizia il suo lavoro appunto di stampa utilizzando due tecniche di fotografia, o la stampa al carbone, un'antica tecnica della fine dell'Ottocento, o appunto la tecnica del gelage, e lo fa per ogni lastra che va a comporre il blocco fino alla fine, senza ovviamente poter sbagliare, in quanto se dovesse sbagliare qualche cosa deve assolutamente buttare via tutto e ripetere l'operazione. E qui a Mia abbiamo tra l'altro presentato gli ultimissimi lavori, che sono anche di dimensione più grande, cosa molto complessa soprattutto in quanto si sta parlando di un lavoro di camera oscura. Da sempre il lavoro di Michal Macu è rigorosamente bianco e nero e la sua poetica è proprio legata all'uomo, alla figura dell'uomo, al corpo umano, che è appunto il motivo trainante di tutta la sua poetica. È un lavoro di natura introspettiva, è un lavoro di natura filosofica, non affronta assolutamente nessun tema di natura religiosa o altro, è proprio il fatto di essere concentrato su quelle che sono le problematiche dell'essere umano. E spesso nei suoi lavori troviamo appunto questi tagli dovuti appunto alla tecnica della gelatina, dando quasi una sorta di, come se volesse spogliare il corpo da quelle che sono poi tutte le problematiche della vita quotidiana. Quindi spesso e volentieri nei suoi lavori troviamo appunto questi corpi come se fossero praticamente quasi senza pelle, proprio per costruire una sorta di metafora tra quella che è la condizione generale della vita di tutti i giorni attraverso invece quello che è l'importanza di essere filosoficamente assolutamente puri. Quindi lui lavora attraverso questa metodologia. È lui stesso tra l'altro un docente anche di yoga, quindi è proprio un lavoro profondamente spirituale.